Non poteva mancare l'apporto culinario nel percorso del Comune Unico Figline Incise e così i ragazzi della quarta dell'Istituto Alberghiero Vasari, dopo 2 settimane di lavoro intenso, curato dai docenti, hanno infine creato un menù interamente dedicato al Comune Unico, cercando di apportare nei piatti elementi enogastronomici che rappresentassero la fusione dei due paesi che dal 1 gennaio prossimo saranno ufficialmente uniti. Un menù quindi con piatti dai nomi evocativi e singolari, dall'antipasto al dessert, ceciana con abbraccio alla Toscana e l'aviolo imprigionato, il pollo bianco del Ficino con piacere del Petrarca e infine la pera Briat alla Kermes. L'idea del Piattunico è nata un po' di tempo fa proprio in virtù della fusione dei due comuni e questo aspetto che ritengo molto importante anche per la nostra scuola, perché nell'ambito proprio del percorso dell'alberghiero, quindi di cucina e di sala, i ragazzi della nostra parte alberghiera hanno creato proprio un piatto partendo dagli ingredienti del territorio. I commensali hanno gradito ed apprezzato i piatti realizzati da ragazzi all'insegna della tradizione e dell'innovazione, conditi con creatività e passione e con una buona dose di fantasia. Agli alunni del Vasari va quindi il plauso di chi ha potuto gustare queste vere e proprie bontà. Fare qualcosa di nuovo significa ripensare anche la cucina, riscoprire le tradizioni del passato, ma in qualche modo dargli anche un gusto nuovo, e è quello che il Vasari e questi ragazzi veramente in maniera splendida hanno fatto, pensando a Petrarca e a Marsilio Ficino. E oggi siamo anche per intrecciare le relazioni, perché questa nuova comunità deve in qualche maniera sempre più relazionarsi in maniera vicendevole, quindi ben venga anche la cucina, come prima sono arrivati lo sport, le associazioni varie, culturali, le forze politiche e sociali.